Nuova puntata dedicata al Giappone con un ospite, come sempre spero d'eccezione, Antonio Moscatello. Vedete già in sovrimpressione il suo ultimo libro riguardante appunto la vita in Giappone. Ciao Antonio e grazie di essere qua. Perfetto, Ciao, ciao a tutti. altri libri così completiamo l'introduzione sono Forse non tutti sanno che in Giappone, che è molto interessante. E questo che è veramente molto interessante su Megumi, una storia di rapimenti della Corea del Nord, tutta la storia che c'è dietro poi i rapimenti nordcoreani in Giappone, giusto? Sì, in Giappone è altrove, è Sì, anche e altrove. nella zona. Va bene, noi adesso passiamo alla discussione dei miti e leggende nella cultura nipponica. Parliamo appunto di questi miti e leggende nella cultura giapponese. Illustraci, perché io sono un fan dei miti e leggende e quindi non vedo l'ora di saperne sempre di più. E stiamo entrando nel mare Magnum, cioè entriamo in un mondo infinito, perché poi, parliamoci chiaro, in Giappone, il Giappone ha una religiosità, di natura panteistica, no? Quello che conosciamo oggi come Shinto, in realtà è una forma di panteismo, una forma di panteismo in cui le forze della natura, gli oggetti, le persone, diciamo, hanno natura divina, hanno anche natura divina. Per questo motivo la divinità è ovunque. E quindi mettere a sistema, questo, diciamo, quest'articolato mondo religioso all'interno di degli schemi di una mitologia deve essere stata un'opera veramente molto molto complessa. E i giapponesi dell'antichità l'hanno fatta in Diciamo, l'han fatta, è un'operazione che hanno fatto soprattutto attorno all'ottavo secolo, verso la fine dell'ottavo secolo. Perché? Ma perché a cosa servono i miti? No? Stiamo parlando di un periodo in cui non esiste un'opinione pubblica, non esistono i giornali, non esiste neanche, volendo, la legge come la conosciamo noi. Per cui certi messaggi, certe legittimazioni del potere andavano in qualche modo trasmessi e si trasmettevano, e questo vale per tutti i miti, per tutti i corpus mitologici del mondo, attraverso appunto la mitologia, il mito. Nel caso del Giappone, il mito è molto molto articolato ed è stato, diciamo, sistematizzato soprattutto in due libri, che uno si chiama Kojiki, che vuol dire, come posso dire, narrazione di antiche cose. E uno si chiama Nihon Shoki, cioè narrazione di cose giapponesi, di antiche cose giapponesi. Sono due libri che raccontano più o meno la stessa cosmogonia, cioè lo stesso mito della nascita dell'universo, del mondo, che poi per i giapponesi dell'epoca era semplicemente il Beh, Giappone. è stata la dea Materasu, quella lo so, eh. Ma no, ma prima di Amaterasu c'è un mondo. Amaterasu è una pischella in fondo. Cioè, Amaterasu è semplicemente la dea del sole da cui deriva la casa imperiale, ma prima ci sono i Izanagi, i Izanami, c'è una miriade di storie con degli inquietanti punti di contatto con la mitologia greca, per cui ci sono elementi, per esempio, per dire, il mito di Orfeo e Euridice esiste paro paro, o quasi, nella mitologia giapponese. Ecco, Quindi questo non lo sapevo, è molto interessante sta cosa, veramente. beh, Perché, sì, cioè, perché ricollega questi due mondi apparentemente separati da migliaia di chilometri in uno solo. ma gli influssi culturali sono il tessuto connettivo del mondo. La verità è che il mondo è sempre stato interconnesso. Cioè, noi ci illudiamo che la nostra globalizzazione sia un fatto eccezionale. Ci sentiamo fichi perché parliamo in queste scatolette, ci vediamo a distanza. Però la globalizzazione culturale della cultura è un processo che ha sempre funzionato, magari su tempi diversi. Ed è chiaro che poi tempi diversi vuol dire anche una capacità di riflessione, elaborazione diversa e strumenti di trasmissione diversi. No, il telegrafo senza fili, quel giochino che facevamo da ragazzini, costringe le persone a inquadrare le narrazioni in schemi più semplici da memorizzare, cioè parliamo di storie che nascono prima della scrittura. Per
che vanno raccontate, in una cultura orale, e quindi devono essere affascinanti, devono essere coinvolgenti per essere ricordate, per legittimare potere, legittimare norme, regole, legittimare genealogie, in questo caso, nel caso del Giappone. Per cui stiamo parlando di un corpus mitologico, quello giapponese, che ha chiaramente i suoi punti di contatto con altre mitologie, la Cina, ovviamente il Giappone deve una gran parte della sua cultura al continente, alla Cina soprattutto, ma anche con culture più lontane come quella greca. Cioè, ci sono punti di contatto innegabili. No, a parte il fatto che io ho sempre considerato la religione shintoista giapponese un'evoluzione dell'animismo, quindi quello più africano, io trovo veramente queste particolarità. Fra l'altro penso che sia, come religione animistica, l'unica in un paese, tra virgolette, civilizzato. Quindi... Ma guarda, io più che animismo parlerei di panteismo. Perché vabbè, più dei, sì, in effetti. Sì, no, ma più che altro la divinità è un po' ovunque, c'è praticamente un tessuto connettivo divino che unisce tutto il cosmo, gli esseri umani, gli animali, le pietre, gli oggetti, i fenomeni atmosferici. All'interno di questa, diciamo, di questa idea di fondo, quello che noi oggi conosciamo come Shinto ha costituito una sua, come posso dire, religiosità diffusa, no? Allora, qui ci vuole, per chi non conosce bene la religione giapponese, dobbiamo fare un passetto, diciamo, di avanti o indietro, insomma, dipende dal punto di vista. A cosa credono i giapponesi? Che religione adottano i giapponesi? No, molto, se guardi le vecchie guide geografiche di Agostini, eccetera, però di 20, 30, 40 anni fa, c'era scritto che cos'è il Giappone, una monarchia costituzionale, la indicavano così, già è un errore perché c'è l'imperatore, ma già è un errore in sé perché non è vero che è una monarchia costituzionale. Punto 2. Religione del Giappone, shintoismo, spesso era scritto SCI, shintoismo, ed è una balla, una scemenza, non è così. Il giapponese intanto in cosa crede? Il giapponese medio, ovviamente ognuno crede a quel che vuole, cioè quello che crede nella Om Shinrikyo e va a mettere il gas nerino nella metropolitana, c'è quello che non crede assolutamente in nulla. Però c'è questo vecchio detto, no, che mediamente il giapponese nasce shintoista, si sposa cristiano e muore buddista, che tiene dentro una grandissima verità, cioè che ai giapponesi interessano i riti, non gliene frega assolutamente niente della dottrina, gli interessa il rito, hanno spesso, possiamo dire, che hanno una religiosità un po' opportunistica vista dal nostro punto di vista, no, di persone imbevute di cultura giudaico-cristiana, un po' opportunistica, no? Che vuol dire quel detto? Vuol dire che da ragazzini li portano al santuario shintoista a fare il rito che porta sostanzialmente fortuna, perché poi la superstizione è un elemento molto potente che lega a queste ritualità. Poi dal momento che il matrimonio che noi chiamiamo cristiano, cioè con l'abito bianco, nella chiesa, è scenografico, è bello, è fico da fare, fanno anche questi bei matrimoni cristiani, magari col prete finto, australiano, preso apposta in finte cappelle annesse agli alberghi, quindi e muore buddista, poi perché i riti e funerari buddisti sono quelli più adatti, diciamo, al paese. Sostanzialmente ti stanno dicendo, non credono a niente, sono sostanzialmente degli atei che però adottano dei sistemi rituali religiosi che gli servono per tirare avanti, per organizzare la società, per organizzarsi la vita. Quindi, preso atto di questa questione qui, di un paese sostanzialmente laico, almeno oggi, ecco, questo lo possiamo dire, in cui ovviamente c'è chi adotta maggiormente il buddismo, c'è chi si fa monaco, chi mette il gas nervino, chi crede nel tizio,
ci sono quelli che mettono un lenzuolo bianco su tutte le cose che spuntano dalla terra, perché credono che possano essere portatrici, diciamo, di influssi malefici che arrivano dallo spazio. Si chiamavano Panawave, una religione che si chiama, credo esista ancora, Panawave. Mm-hmm. Sono dei matti, sono completamente sciroccati, no? Però credono in quella cosa, cioè c'è un mondo articolato di credenze, di superstizioni. Poi sono estremamente superstiziosi i giapponesi, no? Io ho questa storia, la racconto spesso, naturalmente. Vai, lo sai che queste cose sono quelle che apprezziamo, quindi... Di questa mia ex giapponese, una ragazza veramente, all'epoca eravamo 25 anni, insomma 23 anni, e una ragazza assolutamente moderna, molto intelligente, una persona di estrema intelligenza e di cultura, e di grande cultura, che però non appena capitava che facevamo un giro in un bosco, in qualche cosa, e ci imbattevamo in un santuario dove c'era la volpe messaggera di Inari, che sono spesso santuari affascinanti. Io cercavo di entrare e lei diceva: no, io resto fuori, là dentro non c'entro perché porta sfiga. Però era di una persona di assoluta cultura, una intelligentissima, non una rozza contadina. Sì, 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 sì. Era assolutamente moderna. Anzi, c'è una storia ancora più bizzarra che riguarda questa mia ex. Andiamo a Niigata una volta e ci andiamo a infilare su, diciamo, guidati da una mia amica che stava facendo lì, stava passando lì un periodo di studio all'università di Niigata. Questa ci porta a vedere il tempio buddista che l'aveva più... sai che non ricordo se era un tempio buddista o un santuario shinto, no, forse era un santuario shinto. Santuario shinto che più l'aveva affascinata, più l'aveva colpita. E quindi lei ci porta lì, entriamo tranquillamente, ma è veramente bello, poi un clima un po' cupo, quindi aveva proprio un fascino tutto suo particolare. E vedo di colpo che lei, la mia ragazza, di colpo si rappuglia e diventa intattabile, anzi insiste perché ce ne andiamo il prima possibile da là. Io, diciamo, visto che lei era ormai di malumore, accelero la visita con la mia amica e ce ne torniamo. Quando torniamo dove eravamo alloggiati, lei mi dice: ma la tua amica vuole che noi ci separiamo e ci lasciamo. Io dico: ma scusa, perché? E no, perché ci ha portato in un Engiri Jinja. Engiri Jinja è il santuario che taglia, o il tempio, perché può essere anche un tempio buddista, che taglia le relazioni. Che è... E dico: vabbè, tu credi a ste boiate? Sì. Dice: no, io in un posto del genere non mi ci devi più portare. Manco lo sapevo, non so manco che cos'era un Engiri Jinja. Dopodiché me lo sono studiato l'argomento. Uh-huh. E ho scoperto che esistono Engiri Jinja o Engiri Dera e Emusubi Jinja e Musubi Dera. Che le Musubi è il contrario, cioè i templi o i santuari che uniscono le relazioni. Tra questi il più importante è quello di Izumo, il santuario di Izumo. Il santuario di Izumo, che è uno dei due grandi templi dello Shinto, santuari dello Shinto, è famoso perché è il santuario dove una volta per un mese all'anno si riuniscono tutti gli dei, vengono chiamati a raccolta dalla divinità di Izumo, e si riuniscono tutti quanti. E gli fanno una grande riunione in cui decidono le sorti del mondo. Manca sempre soltanto uno, che essendo zoppo e mezzo sordo arriva sempre in ritardo, però non è rilevantissima la questione. E si riuniscono lì. Che cosa indica questa storia? Indica un fatto, diciamo, storico probabilmente, o meglio, sancisce, racconta un fatto per dire alla gente dell'epoca, dell'antichità: guardate che noi ormai siamo un solo paese. Perché? Perché il Giappone primigenio ovviamente era diviso in regni, lo sappiamo dalle cronache cinesi,
E lo sappiamo anche perché esistono diverse tradizioni mitologiche parallele. Uno, appunto, è il ciclo di Izumo, ciclo di Yamato, ciclo di Izumo. Sono cicli mitologici diversi. Allora, cosa indica questa riunione? Indica che probabilmente nell'antichità Yamato e Izumo si sono uniti o attraverso una politica matrimoniale, o attraverso un accordo, o attraverso una guerra. Questo non lo sappiamo bene, però sappiamo dalla mitologia che c'è questa unione che poi è la base del Giappone come lo conosciamo oggi. E in questo è lì appunto Enkiri. Ovviamente poi questa cosa viene nei secoli travasa in una superstizione, per cui se tu te vuoi sposare con una, no, vai lì, lo chiedi agli dei e quello fanno è musubi e alla fine ti sposi. Però attenzione, se non andare a visitare mai se hai una moglie, con la moglie, assieme alla moglie, perché è facile invece che se la coppia scoppia, è un po' complicato. E questi sono, è un Emusubi Jinja. Ma l'Enkiri Jinja che cos'è? Cioè, un posto che porta sfiga, tu vai e ti separi, col tempo è diventato una cosa del genere. Però in realtà l'Enkiri Jinja aveva una importantissima funzione. Enkiri Jinja, ancor più gli Enkiri Dera, insomma, perché in un periodo in cui era forte il buddismo si sono diffusi alcuni di questi templi. Accadeva che una donna, per esempio, maltrattata, avesse bisogno di tagliare il proprio rapporto matrimoniale con un marito fedente. Tra l'altro ricordiamo che la separazione in Giappone è molto rapida rispetto a quella italiana, giusto? Apriamo la parentesi, oggigiorno. All'epoca era molto rapida per gli uomini, per le donne diciamo un po' meno. Allora, aveva bisogno, chiaramente una donna di alto rango, aveva bisogno di tagliare questa relazione con l'uomo, andava a mettersi sotto la protezione del tempio, del santuario, i cui monaci o preti facevano sostanzialmente da mediatori nella causa di divorzio, ottenevano dal marito il divorzio con le buone o con le cattive, perché poi i templi buddisti, i santuari erano molto potenti, quindi una donna che era chiaramente fragile rispetto al marito, mettendosi sotto la protezione del tempio e del santuario, standoci, mi se ricordo bene, 3 anni diciamo a servizio, poi a servizio dipende dal rango anche della donna, o anche a pagamento, otteneva questa mediazione che gli consentì, facevano da avvocati divorzisti, insomma, un pochino era quello il ruolo che avevano. In realtà poi l'Enkiri ha una sua funzione più buddista, cioè serviva sostanzialmente a interrompere una relazione karmica disfunzionale. Tu andavi lì per interrompere una relazione karmica disfunzionale, che poteva essere sì un matrimonio, ma poteva essere anche un altro tipo di relazione. Mm-hmm. E quindi sì, aveva... È più ampio il discorso, sì. È un discorso più ampio, più... Io, guarda, interrompo già che ci sono per farti 2 esempi di che cosa è capitato a me. Io mi ricordo vicino al parco di Itachi, Itachi Seaside Park, ero lì con un mio amico, una sua amica giapponese e un'altra nostra amica italiana, e siamo entrati in questo tempietto dove ci ha portato la nostra amica italiana che vive là, ed era un tempio della fertilità praticamente. Quindi era questo tempio dove la nostra amica giapponese ha detto: ah, mi hai portato qui perché vuoi avere un figlio con me, ovviamente tutto scherzando e ridendo. Beh, è stato veramente carino, proprio per far capire la particolarità di questi piccoli tempi, di queste piccole cose, che tra l'altro io ne ho trovato uno, penso che sia abbastanza noto, un tempietto di Inari ad Asakusa, ad Asakusa, praticamente celato tra dei palazzoni giganteschi in un antro minuscolo, e li trovi un po' ovunque, anche nelle grandi città, quindi semi nascosti. Ma guarda, il tema della fertilità è chiaramente centrale per una cultura che nasce agricola, per una popolazione che nasce agricola. E c'è un mito importantissimo, cosmogonico, della cosmogonia giapponese, che riguarda i Izanagi, i padri Izanagi
diciamo, le due divinità primigenie creatrici del Giappone, più specificamente, e del mondo. La storia è questa: i due che sono stati fatti accoppiare, adesso è difficile spiegare, è complicato spiegare come, tutto veramente molto articolato, si incamminano sul ponte del cielo, che qualcuno dice essere la Via Lattea, e con un'asta, una specie di asta storiata, credo che fosse, da sopra abbassano quest'asta, bagnano quest'asta nel grande mare, la rialzano e dalle gocce che cadono dall'asta nascono le isole giapponesi, nasce l'arcipelago giapponese. Ora, non bisogna essere dei malati mentali, dei porci di natura, per individuare in questo gesto, nell'asta, in tutto questo mito, un'idea, diciamo, un mito della fertilità. Fertilità. È evidente, no? Non ci voleva Freud perché per questa cosa. Perché è chiaro che in una cultura come quella giapponese, in cui la fertilità, il raccolto, l'agricoltura è fondamentale, il tema della fertilità, che è fertilità, e peraltro, come dicevo prima, in una cultura religiosa in cui non c'è una differenza tra umano e non umano, in cui la natura è un tutto unico, pervaso tutto da una sua natura divina, no? E quindi non c'è una differenza tra natura e uomo particolare. Quando parli di fertilità, parli di fertilità della terra, ma per di fertilità anche degli uomini. Il concetto base di quello che oggi chiamiamo Shinto, e attenzione, non bisogna mai dire lo shintoismo, ma gli shintoismi, volendo, perché ce ne sono diversi e sono di natura molto diverse, storicamente si sono coagulati in momenti diversi. Oddio, mi sto un po' perdendo. No, io guarda, sugli scinti, perché stavo cercando la notizia che avevo letto stamattina, che l'aspettativa delle nuove nascite giapponesi quest'anno è bassissima, probabilmente il record negativo storico. Sì, e quindi non hanno fatto lockdown fatto bene, ecco, diciamo così. E quindi è paradossale, no? Che tutto si basi appunto sulla loro cultura della fertilità e così, mentre adesso nella società moderna non ci siano queste nascite. Tra i 2000 e i 2500 anni non è ormai più una cultura, un paese, una società agricola. Non abbiamo più a che fare con una società agricola. Però volevo tornare un attimo alla questione dello Shinto. Degli Shinto, anzi, il tema fondamentale dello Shinto è il tema della purezza. La purezza che diciamo alla base di tutto. Ora, per purezza noi non la dobbiamo intendere in senso cristiano. La purezza è il tenersi lontani da ciò che è considerato sporco, dalla sporcizia. Tegare. Tra parentesi, il tema delle abluzioni, della pulizia del corpo, della pulizia in generale, è un tema comune a tantissime culture religiose nel mondo, non ultimo l'Islam. Quindi stiamo parlando appunto sempre, è il cristianesimo stesso, scusa, che cos'è il battesimo per immersione? Sì, sì. Purificazione. Ora, esatto. Ora, in certe ritualità che noi chiamiamo Shinto, tipo appunto l'immersione, il tizio che si mette sotto la cascata che vedevate nei cartoni animati, che vedevamo nei film e nei cartoni animati di un tempo, che ci sembrava tanto zen. Chi è stato in Giappone l'ha vista questa curiosa fatto del prete buddista che con un'asta di legno, con tutte le sfogliette di carta, va così sul coso, quella di legno con le sfogliette di carta lì indica una specie di bagno rituale. Io l'ho visto fare una macchina.
da un signore anziano, l'ho visto fare, ha portato la macchina a far benedire dal... che cosa che fa, scusami, la fa anche il prete cattolico. Sì. Quando c'è morto, no, la bara alla fine del funerale, con dispensiere, no? Con quell'oggetto lì butta dell'acqua santa sulla bara, oppure per benedire si fa sempre con l'acqua santa, no? E quindi mm-hmm. è un altro punto di contatto evidente tra diverse culture. E che cos'è allora sporco, che garè? E qui entra il concetto di tsumi, di quello che noi tradurremmo peccato, che non è il peccato appunto cristiano, è un peccato diverso, è l'impurità del peccato, è un'impurità dell'anima, del comportamento, ed è un'impurità però anche fisica. Chi è impuro? Chiunque viene a contatto con la morte. Quindi chiunque gestisce la morte, gli stessi becchini... La morte o i cadaveri. Mm-hmm. O i cadaveri, no? il macellaio, il conciatore di pelli. Ah, anche lui. Quindi non solo relativa all'essere umano, ma a tutti gli animali. Sì, chiunque in qualche modo viene a contatto con il cadavere e col sangue. Per esempio le donne mestruate sono mm-hmm. in un momento di impurità, sono in una fase di impurità. Le prostitute sono considerate impure mm-hmm. Per ovvi motivi. C'è tutto, diciamo, una serie di impurità rituali che o devono essere mondate, o semplicemente, quando non sono mondabili, perché, come dire, sono strutturali, portano l'individuo fuori dalla società. E da qui i cosiddetti eta, i fuori casta, sì. Da qui nella società poi confuciana, intendo, i cosiddetti eta, i burakumin, no, che vivevano nelle buraku, che vivono, esistono ancora, questi sobborghi, questi villaggi degradati un po' fuori dalla cerchia, diciamo, civile, no? Quindi il tema dell'impurità diventa un tema importantissimo, ed è un tema, appunto, come sempre, collegato con la cultura agraria. Agricola, scusa, non agraria, e quindi siamo, diciamo, tutto questo, no, alla base un corpus mitologico che trasmetteva questi concetti e trasmetteva le genealogie, appunto, in quei due libri che dicevo prima, il Kojiki Nihonshō, e che hanno all'interno alcune storie meravigliose. Alcune parti sono sostanzialmente illeggibili. Tra l'altro non abbiamo una vera traduzione che io ricordi in italiano, una traduzione completa, precisa del Kojiki. Ci sono problematiche, diciamo, filologiche importanti alla base. Io ho una roba vecchissima scritta, ecco, guarda questa, sì, qui, non so se si riesce a vedere. Kojiki, sì, un pelo più indietro. Anzi, scusate, mi scuso con chi sta guardando, perché ho dovuto rispostare la tua immagine e quindi c'è venuto un attimo di movimento così. Comunque sì, il Kojiki di Yasumaro. Sì, ma è una vecchissima edizione della La Terza, una roba praticamente adotta, adesso non voglio dire come, però insomma adotta come potevano tradurla. Alla bella e meglio, parliamo invece di... Ma di quando è uscita, scusa, perché gli anni 50, 60... Solo da una vita, la prima edizione credo che sia 38. 38, ma perché comunque bisogna ricordarlo che l'amicizia tra Italia e Giappone ha quasi la stessa età dell'Italia, quindi siamo sui 150 sì. anni, quindi noi abbiamo sempre avuto molti rapporti con i giapponesi, di scambio e via dicendo. Beh, abbiamo avuto anche delle sfortunate alleanze. Stavo per citarlo, ma vabbè. Delle sfortunate concordanze storiche. Sì. Però abbiamo delle traiettorie di sviluppo abbastanza parallele, per cui quel confronto per gli storici, diciamo, contemporanei è sempre molto interessante, porta sempre
degli elementi di riflessione molto, molto, molto interessanti, sia sul Giappone sia sull'Italia. Mm-hmm. Allora, guarda, siamo già alla mezz'ora, ok? Quindi, qualche chicca sempre su questi miti, su queste leggende, qualche cosa di particolare che ci vuoi dire, che anche che non siano capitate a te, ma proprio sulle leggende in sé, qualche, non so, libro da recuperare, se alle persone a cui piace, via dicendo. C'è un infinito, guarda, c'è un infinito di pubblicazioni, di libri, di storie, non so, io... se avete tempo, questo non riguarda tanto le leggende, ma riguarda i fantasmi, le storie dei fantasmi, che però si inquadrano in questo discorso. Non... Io consiglio sempre di trovare i racconti, come si chiamano, i racconti di pioggia e di luna di Ueda Akinari, dello scrittore Ueda Akinari, un classico, diciamo, della letteratura giapponese. E magari, ecco, una storia la posso raccontare, una storia conosciuta da chiunque frequenta il Giappone, ma magari se tra noi c'è qualcuno che il Giappone non lo frequenta, può essere una storia, diciamo, interessante. È la storia famosissima che racconta un'eclissi solare. Come hanno raccontato l'eclissi solare gli antichi giapponesi? Lo raccontano con la suscettibilità, ecco, di Amaterasu, la dea del sole. E qui vi faccio notare, se avete un po' di praticità anche con la mitologia greca, troverete dei collegamenti nell'approccio alla vita degli dei giapponesi di quelli della grande mitologia greca, che sono impressionanti, cioè sono dei irascibili, incazzosi, pettegoli, sono dei estremamente umani, estremamente umanizzati. Allora, la storia vuole che il regno, l'universo viene diviso tra tre, uno dei quali, diciamo, lo mettiamo da parte perché non ha molta rilevanza, e in particolare due di queste divinità che si dividono l'universo sono fratello e sorella. E la sorella è Amaterasu, la dea del sole, e il fratello è Susanoo, il dio, come dire, della violenza, il dio impetuoso, il dio del... anche qui c'è un elemento forte di collegamento con la teoria yin-yang, dei complementari e così via, ci si potrebbe discutere. Allora, Susanoo, che è incazzosa e non è contento della parte di universo che gli è toccata in sorte, comincia a fare una serie di dispetti alla sorella, dispetti tutti collegati al tema dell'impurità che abbiamo detto prima, per dire defeca sul raccolto di riso della sorella, impurità, poi prende un... impurità e importanza dell'agricoltura. Poi prende il cavallo della sorella, lo scuoia. Mm-hmm. Non so perché specifica dalla coda alla testa. Lo scuoia dalla coda alla la testa. Queste sono storie che stanno nel Kojiki e nel Nihon Shoki. Lo scuoia dalla coda alla testa, poi lo butta in una stanza dove ci stanno delle tessitrici che si occupano di fare quei vestiti, i meravigliosi vestiti di Amaterasu. Una di queste tessitrici, alla vista, ha un mancamento, si punge con un ago il sangue, l'impurità, anche in questo caso, va sul vestito e schiatta sul colpo. Schiatta sul colpo. Quindi Amaterasu, ovviamente, ad Amaterasu girano, insomma, si incavola con una belva, se ne va. Susanoo viene espulso, la miriade degli dei decide: te ne vai al diavolo, vattene sulla terra a fare danni in altra parte, e comincia un altro ciclo mitologico in cui diventa un eroe, più punto in bianco, ammazza draghi, fa delle cose. Invece Amaterasu, incazzata nera, si va a chiudere dentro una grotta, mette davanti una grande, diciamo, una grande pietra e resta là dentro. Ovviamente l'universo resta senza il sole, e senza il sole fa freddo, e gli esseri umani cominciano a schiattare, gli dei dicono: ma qua sta cosa non può continuare a lungo. E quindi organizzano un astuto piano per tirare fuori la suscettibile divinità del sole. Appendono ad un albero uno specchio proprio fuori della grotta,
poi una di queste divinità, mi pare Uzume si chiamino, adesso non ricordo, a memoria è veramente complicato, sono talmente tante le divinità. La divinità della danza, della giocosità, si mette davanti alla grotta e comincia a fare una danza un pochino sgraziata in cui piano piano le cadono i vestiti fino a restare praticamente nuda, cioè fa uno striptease, quello oggi lo chiameremmo uno spogliarello. La divinità degli dei, che è molto umana, comincia a fare faccela vedere, faccela toccare, no? Quelle cose che facciamo noi maschi beceri, insomma. Escile, ecco, escile. Cominciano a ridere, a schiamazzare, eccetera. Quindi la Amaterasu sente tutti questi tumori ed è femmina. Adesso si incazzeranno tutte quante. Ed è femmina, è curiosa, non c'è niente da fare. Dice, ma questi perché ridono, perché fanno? Quindi scosta il la e vede una divinità più splendente di lei, cioè vede se stessa riflessa nello specchio, quindi resta un po' stordita e dice, ah, ma qui c'è una divinità che è più bella e splendente di me. A quel punto un dio nerboruto, muscoloso, diciamo il Sylvester Stallone degli dei, le si avventa addosso, la tira di forza fuori dalla grotta e abbiamo di nuovo il sole. Quindi le messi ricominciano a crescere e il mondo torna nella sua normalità. Sì, sì. Questo per spiegare un'eclissi solare, ma anche per spiegare alla gente, guardate che no che non si defeca sul riso nuovo, ma l'importanza che il riso sia tenuto puro, bene, sì, protetto bene, l'importanza della tessitura, il tema del sangue, insomma ci sono una serie di insegnamenti che si volevano dare al popolo, alle persone lì dietro, c'è una genealogia, c'è un modo di spiegare come si è creato il mondo, insomma è un mondo affascinante quello lì della mitologia, che va visto non con la spocchia di chi dice noi siamo la nuova società, il nuovo mondo ipertecnologico, quelli erano antichi, buzzurri, no, va vista con interesse e cogliendo nei tratti anche talvolta di grande modernità. Come dicevo prima, la globalizzazione non l'abbiamo inventata noi. No, e giusto per chiudere questa cosa, che hai fatto un pensiero bellissimo secondo me, perché riesce a racchiudere quello che erano i messaggi religiosi, anche comunque quelli delle nostre religioni più vicine a quelle giapponesi, che quello che vogliono dare è un insegnamento alle persone per vivere assieme e via dicendo, e questo è la base su cui la società poi nostre si sono sviluppate. Io l'ultima cosa che ricordo sui miti e leggende giapponesi è il tanuki, perché il tanuki è fondamentale nei miti e leggende, e segnalo questo film per chi non l'avesse mai visto, Pom Poko, perché è veramente bellissimo, fra l'altro mette a contrasto il vecchio Giappone, quello più rurale e via, quello moderno, più tecnologico, che devono mettersi assieme. E c'è anche ovviamente la volpe, che perché sono il tanuki e la volpe sono degli esseri che riescono a fare le trasmutazioni umane, quindi è interessante e anche un pochino, diciamo un po' intercambiabili, un pochino complementari, cioè il tanuki è dispettoso, però è anche un importante, diciamo, messaggero di fertilità. Cioè, se voi guardate gli ukiyo-e, per esempio, di Kuniyoshi, c'è tutta una serie di ukiyo-e, di stampe, xilografie, in cui il tanuki è disegnato con uno scroto enorme con cui riesce a fare di tutto, lo usa come mongolfiera, sono divertentissimi. Il tanuki di solito ha questa caratteristica di avere uno scroto gigantesco ed è una divinità benevola, dispettosa, eccetera, mentre la volpe è malefica. La volpe riesce, cioè, guarda, chiudo con questo perché è un pezzo di grande letteratura giapponese, il Genji Monogatari, no? Il grande classico scritto da Murasaki, che racconta le vicissitudini del principe splendente di Genji. Nel Genji Monogatari la volpe è presentissima, la volpe rappresenta la gelosia, la donna si trasforma spesso in donna per ingannare l'uomo. Non è sempre così, ma ci sono storie fantastiche, no? Come l'uomo che, non sapendo, sposa una donna, ma non sa che questa donna è una volpe, poi quando viene scoperta
questa cosa viene, la donna viene scacciata via, ma continua a stare, a girare attorno alla casa perché continua a essere innamorata di quell'uomo. Sì, me la ricordo. Ci sono delle storie pazzesche, talvolta shakespeariane proprio su questo. Che uno dice appunto, ma sì, sti giapponesi credono ancora nei mostri, tu li vedi, sono pure un po' curiose queste cose, però in realtà dietro questo c'è un mondo che non va mai trattato con spocchia o sottovalutato dicendo è roba del passato, di una società agricola rurale che ormai non tornerà più. Non è così. Grazie, io direi che abbiamo parlato tantissimo, io rimarrei qua un'altra ora a sentirti parlare, però... Grazie a tutti, se tutti quelli che sì, ci sì, no, non vorrei abusare, bisogna farlo a pillole questa cosa. Sì. Quindi, magari... E poi se hanno domande eccetera, io poi quando posso cerco di rispondere, tanto credo che siamo su YouTube. Andiamo su YouTube e ovviamente ci sarà la chat in diretta mentre questo video andrà, raccoglierò eventualmente altre domande e richieste, e ci prepariamo magari qualche cosa di particolare se hanno dei dubbi a riguardo, perché comunque è un argomento molto vasto che è interessante approfondire. Io ti ringrazio ancora Antonio e alla prossima a questo punto. Alla prossima, ciao. Ciao ciao.